Oggi è il 25 aprile, siamo all'interno del comune di Gosaldo, appena fuori dai limiti del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in pieno territorio UNESCO, Patrimonio dell'Umanità. E questa è la notizia di oggi. Queste sono le prime immagini del cantiere preliminare per quella che sarà la costruzione di un'opera violenta e dirompente sul territorio come la centralina del MIS, e al di là di tutta l'opposizione democratica che c'è stata in questi anni rispetto a questo tipo di opere, rispetto a tutto il lavoro che Acqua Bene Comune ha fatto sul territorio e alla sensibilizzazione che hanno dimostrato i cittadini di questo territorio, dei territori limitrofi, dell'intera provincia bellunese su queste centraline, al di là di ogni democrazia, al di là di ogni discussione, questa è la forza delle imprese che oggi hanno impiantato il loro cantiere. Hanno iniziato le opere preliminari della costruzione, questa è la prima fase, quella di sbancamento, hanno già reticolato l'area intorno al cantiere, vediamo le reti, e sono già arrivati i primi mezzi di questa società là, Alpenbau, che si occuperà probabilmente di costruire il cantiere preliminare della centralina del MIS.